Buongiorno a tutti. Abbiamo da comunicarvi che stiamo realizzando una interrogazione urgente, un question time da fare subito, perché hanno speso addirittura quasi 100.000 euro per formare 170 primari al gioco dell'oca. Non al gioco dell'oca, a un gioco di caccia al tesoro in un resort di lusso. È venuto a costare quasi 100.000 euro per 2 giorni. E l'hanno giustificato in maniera assolutamente arrogante e autoritaria, dicendo che questi soldi comunque erano nel bilancio e andavano spesi e decidono solo loro come spenderlo. In particolare, questa affermazione l'ha fatta Marchese Morello, commissario d'area vasta dell'area centro, e ha portato in questo resort che si chiama Il Ciocco, che appartiene tra l'altro a un senatore, alla famiglia di un senatore del PD, ha portato questi 170 primari di Empoli, di Pistoia, di Firenze e di Prato, spendendo 94.000 euro per farli stare in aggregazione tra loro, per fargli fare squadra, dice lui, e in una spa dove c'erano bagni turchi, saune, piscine, massaggi e tutto il resto. E in più hanno fatto anche questa caccia al tesoro. Io ritengo che in un momento in cui ci chiedono sacrifici, addirittura i sacrifici li chiedono ai disabili, sia una cosa veramente grave che vengano sperperati questi soldi pubblici, quando oltretutto abbiamo fior fiori di palazzi all'interno delle aziende sanitarie che sono inutilizzati anche ai fini formativi. A Firenze abbiamo Borgogni Santi, Villa Basileschi, abbiamo Santa Rosa, abbiamo lo IoT, che è una struttura incredibile. Sinceramente ci crea veramente molte difficoltà riuscire a tollerare tutto ciò. E siamo molto arrabbiati anche con il governatore Rossi, perché se queste sono le premesse della riforma della sanità voluta dal governatore, siamo molto preoccupati. Perché chi l'ha nominato il commissario dell'area vasta fiorentina? Rossi. E la Saccardi. E questa è una gestione commissariale, figuriamoci quando parte la riforma. Siamo molto allertati di questi. Vogliamo ringraziare le nostre due portavoci, Sara Paglini e Laura Bottici, le nostre senatrici toscane che in Parlamento stanno portando avanti questa battaglia per la trasparenza, e perché si sono rivolte anche alla Corte dei Conti. Forza che ribaltiamo il tavolo.